partenza bruciante in quarta corsia per Tom Dolan, e dietro di lui Massimiliano Rosolino. Tom Dolan a centro vasca, Massimiliano Rosolino è sotto di lui nell'inquadratura e nella prospettiva che offre la ripresa televisiva. Sopra di lui in cuffia evidentemente rosso fuoco, arancio vivo, chiamata la volete, Christian Keller. Sarà una gara che si deciderà nello stile libero comunque, perché tutti i pretendenti alle medaglie, qualsiasi queste siano, sono forti fino alla rana. Vauda 26.13, Luca, sta andando molto forte. Vauda è primo al passaggio della farfalla, 26.59 per Massimiliano Rosolino. Sì, un passaggio leggermente lento, ma questo potrebbe tornare utile poi come energia negli ultimi metri. Dolan tenta di scappare nel dorso e così è Attila Zene alla corsia 1. Attenzione, perché la potrebbe essere di nuovo la sorpresa. Oltretutto Zene non è visto dagli altri atleti, tranne che da Dolan, che copre la visuale anche a Rosolino. Virata dei 100 metri, la sta facendo bene Max. 57.36 per lui, è terzo, il passaggio è in linea con i suoi migliori, 56.32, a un secondo di gap. Va a prenderlo Covarana, va a prenderlo, Attila Zene sembra cedere leggermente, anzi cede nella corsia alta, rimane vicinissimo ai primi, quindi ingaggia il duello direttamente Massimiliano Rosolino. Grande temperamento il partenopeo, e questo certamente, questo essere vicino a Tom Dolan lo aiuterà. Sono i più forti. È in grado di chiudere battendo Dolan, e attenzione a Xene. Sono i più forti nello stile libero, Dolan e Rosolino. Rosolino sta passando in testa, una frazione alla rana straordinaria, 1.30.88. Primo Massimiliano Rosolino, primo 1.30.88. E avanti Massimiliano Rosolino, e dietro anche Attila Xene che sta rivenendo su. Massimiliano avanti, reagisce Tom Dolan, e avanti Massimiliano, e non ce la fa Tom Dolan, ancora in presa, non ce n'è più per nessuno. Massimiliano non accetta di perdere a questo punto da nessun avversario, li ha distrutti. Che vittoria, che grande medaglia Massi. d'oro, la terza medaglia d'oro in un'Olimpiade che ha del miracoloso, in un'Olimpiade che sembra non finire mai, in un'Olimpiade che non si era mai vista. 1.58 e 98, è una cosa che fa spavento. E Massimiliano Rosolino, e gli mancava quest'oro, perché dopo l'argento, il bronzo, il quarto posto in staffetta era proprio l'oro che gli mancava. Ha distrutto Tom Dolan, lo ha letteralmente distrutto. Ma secondo e terzo posto Massimiliano in cima al mondo, e dietro i due americani e tutti gli altri. Terza medaglia d'oro, un'Olimpiade così, e non è ancora finita.